Buongiorno, quali sono, vi starete chiedendo, i criteri che utilizzo nella modifica e nella miglioria di amplificatori valvolari? È un discorso abbastanza complesso. Prima di tutto bisogna vedere cosa abbiamo per le mani. Ci sono fondamentalmente due segmenti di amplificatori valvolari. Ci sono quelli di basso costo, e ci sono quelli di costo medio e medio alto. I primi sono più facili ovviamente da modificare perché hanno una componentistica comunque di basso livello. I secondi sono un po' più complessi perché comunque partiamo da una buona componentistica e partiamo da amplificatori che comunque non dico che sono lo stato dell'arte, ma quasi. È anche diverso il risultato che si può ottenere, ovviamente, perché un amplificatore di basso costo avrà sicuramente dei trasformatori che non saranno il massimo. E un amplificatore invece di costo medio-alto normalmente ha dei trasformatori buoni, quindi il risultato finale cambia. Anche modificando e migliorando un amplificatore di basso costo, difficilmente se riuscirà ad arrivare alla qualità di un amplificatore di costo medio-alto. Un'altra piccola precisazione. Cosa non possiamo cambiare in un amplificatore? Non possiamo cambiare lo chassis, non possiamo cambiare i trasformatori di alimentazione e adattatori di impedenza. Non è quasi mai possibile. Quindi il mio obiettivo è quello di spremere il massimo da qualsiasi amplificatore, che sia di costo basso, di costo medio-alto e anche di qualsiasi tipologia, single end, push-pull e così via. Come si arriva ad un obiettivo del genere? Prima di tutto si apre l'amplificatore e si eseguono tutte quante le misure di tensione, tensione di alimentazione anodica, tensione dei filamenti, tensione di polarizzazione delle griglie di controllo delle valvole e così via. Poi si riportano tutte quante le misure sullo schema. Qui bisogna aprire una parentesi. Se non abbiamo lo schema, succede spesso, allora dobbiamo ricavarlo. Dobbiamo fare il reverse engineering dell'amplificatore e ricostruire perfettamente lo schema. Fatto questo, ci armiamo di datasheet di tutte quante le valvole impiegate, di una buona calcolatrice e controlliamo tutti quanti i punti di lavoro delle valvole per vedere se lavorano nelle condizioni ottimali. Una volta che abbiamo individuato i punti critici, iniziamo a fare le modifiche vere e proprie. Quindi modifichiamo i punti di lavoro delle valvole per la minima distorsione. Poi controlliamo in generale la qualità dei componenti e tutti quelli di scarsa qualità li rimuoviamo e mettiamo dei componenti di buona qualità. Quindi alla fine cosa ci serve? Ci servono soprattutto dei buoni strumenti per eseguire le misure, soprattutto oscilloscopio, generatore di funzioni e poi quello che serve è esperienza. Bisogna avere un'enorme esperienza per capire dove agire per migliorare le caratteristiche. Ricordatevi che ogni modifica deve essere validata da misure e vanno eseguite in modo lineare, nel senso che non si fanno tutte quante insieme, se ne fa una per volta, partendo dal preamplificatore e arrivando fino allo stadio finale di potenza. In base alla mia esperienza, le modifiche che più spesso si fanno sono sull'alimentazione anodica e nella fattispecie si migliorano le caratteristiche della stessa, migliorandone la velocità di risposta ai transienti e migliorando la capacità totale di livellamento, che normalmente è abbastanza scarsa perché comunque i condensatori costano. Quindi i produttori, specie di amplificatori di basso livello, tendono a risparmiare proprio in quelli. Dal punto di vista di un produttore, quello che costa di meno sono i resistori, quindi difficilmente risparmieranno sui resistori. Quelli che costano di più sono i condensatori e sono i trasformatori, soprattutto i trasformatori adattatori di impedenza, che
e di alimentazione anche. Quindi anche su questi cercheranno di risparmiare il più possibile. I limiti con cui mi devo costantemente scontrare sono principalmente i costi delle modifiche, che molte volte sono superiori a quello di acquisto degli amplificatori, e la possibilità di eseguire alcuni tipi di modifiche, per esempio per lo spazio all'interno, che non è sufficiente, oppure altre cose sono per esempio le modifiche che comunque prevedono la sostituzione dei trasformatori, che difficilmente saranno rimpiazzabili con altri rispettandone i piazzamenti. Vi voglio infine ricordare che io non sono uno youtuber. I miei video probabilmente faranno schifo, tecnicamente parlando. Io sono un appassionato di amplificatori, soprattutto di amplificatori valvolari, e faccio modifiche da 40 anni. Ho modificato un po' di tutto ormai, compresi gli amplificatori per strumenti musicali. Quindi cerco di condividere con voi questa mia passione. Punto. Se avete un amplificatore che ancora non ho trattato e se volete modificarlo potete contattarmi. Io sono disponibile e non faccio preventivi e soprattutto prima devo avere nelle mani l'amplificatore per pronunciarmi e per poi dirvi se è possibile modificarlo o meno. Quindi voi me lo mandate a vostro rischio e pericolo, oppure me lo portate personalmente. E io farò un'analisi accurata e farò tutte quante le modifiche del caso. A me non piacciono i compromessi, quindi quando inizio a modificare un amplificatore lo faccio al meglio, spendendo quello che c'è da spendere. Quindi molte volte sono cifre abbastanza alte, altre volte poca roba. Quindi preventivate comunque che se venite da me a farvi modificare un amplificatore, potreste anche spendere parecchio. Alla fine è come andare da un sarto a farsi fare un vestito su misura, cioè viene fuori una cosa che è unica, quindi molte volte i costi che si devono sostenere sono giustificati. E nel mio caso io tutti i miei amplificatori li ho modificati al meglio, nel senso che non ho guardato al costo delle valvole piuttosto che al costo dei componenti tipo i condensatori di accoppiamento audio e quant'altro. Con questo vi saluto e vi auguro una buona serata. Qui ormai si è fatta notte e alla prossima. Ciao a tutti.